Appena uscito dal carcere, Salvatore Profeta aveva dimostrato tutto il suo potere e il suo carisma. In poco tempo è riuscito, secondo quanto hanno accertato gli agenti della squadra mobile di Palermo, a prendere le redini del mandamento di Santa Maria di Gesù. Era uscito dal carcere nel 2011, nello stesso anno venne ucciso il boss del calibro di Giuseppe Calascibetta. Assieme a lui sono state arrestate altre 5 persone, compresi il figlio Antonio, il nipote Rosario, Francesco Pedalino, Giuseppe Galati e Antonio Palumbo, che si sarebbero occupati del controllo nella zona di Vioreto. I fatti cruenti avvenuti in questa la città di Palermo negli ultimi mesi e negli ultimi giorni, insomma, l'hanno detta assai lunga su quello che poteva esprimere sul piano criminale il mandamento di Santa Maria di Gesù. La mafia si organizza sempre, insomma, ecco, sta alla magistratura, alle forze di polizia, a rintuzzarla immediatamente. Quindi è un problema di tempistica, bisogna intervenire sempre subito in modo che si possano rintuzzare eventuali velleità. Lei ha detto che ha visto delle scene che la riportano indietro di 20 anni. Beh sì, insomma, il bacio in bocca fra gli affiliati e il capofamiglia, oppure insomma una, come si è visto nei filmati, una processione che cambia strada e si ferma alla casa di Profeta, insomma, erano scene che pensavo non si verificassero più, insomma, nella realtà palermitana, invece no. E l'indagine lo dimostra ampiamente. Avete avuto conferma anche stanotte, perché c'è stata una processione? Sì, sì, stanotte proprio c'è stata una propria processione per strada, proprio per far capire al capo del mandamento che la popolazione era lì e che lo salutava. Comunque sia, insomma, noi abbiamo proceduto per come dovevamo procedere, il discorso si è chiuso. Secondo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Profeta avrebbe ripreso in mano le redini della famiglia della Guadagna, roccaforte storica dei traffici di droga, con influenze dell'intero mandamento di Santa Maria di Gesù. È un colpo al quartiere Guadagna nel mandamento di Santa Maria del Gesù. Abbiamo raccolto elementi per contestare a Profeta Salvatore di essersi rimesso a capo di questo mandamento mafioso. E abbiamo notato sia nelle attività investigative e anche nella cattura di stanotte di quanto carisma, di quanto diciamo, quel quartiere possa rispondere ancora ad un boss che era già comparso ma tanti tanti anni fa nelle indagini del maxi processo. Si parla di una vera processione oggi, di saluti, abbracci per quando l'avete arrestato? Sì, c'è stata una processione e tutti quanti volevano dimostrare, diciamo, questo affetto, che forse non era soltanto un affetto, diciamo, di carattere familiare nei confronti di questo boss, però abbiamo tranquillamente fatto i nostri arresti all'interno di un quartiere difficilmente penetrabile e non è successo niente di particolarmente allarmante.